Partiamo dalla fine, quella conclusione, vai, raccontaci. No, diciamo, non è stata, diciamo, proprio voluta, era più che altro un cercare di finire un'azione che stava diventando un po' più pericolosa e diciamo poi è diventata pericolosa, diciamo, per Pescara, e quindi peccato, perché se avessi fatto gol sarebbe stato bello. Nella tua posizione all'inizio Dursi con l'uno contro uno vi stava dando qualche problema, poi si è cresciuto molto alla distanza. Massimo da studio ha detto che ha fatto una delle migliori partite stagionali. Sì, sicuramente Dursi è un giocatore di qualità che nell'uno contro uno dà fastidio, poi abbiamo preso le misure, siamo stati bravi a contenerli in generale, personalmente stavo bene, quindi è andata molto meglio. È un punto che vi fa contenti dopo il successo di Fermo? Ma sicuramente è un punto importante per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda la continuità di risultati, che è fondamentale. È chiaro che volevamo vincere, non ci siamo riusciti, e quindi è giusto, cioè era importante non perdere, quindi un punto va benissimo. Ti faccio un'ultima considerazione sul tuo ruolo, perché in cronaca durante la partita ho detto che interpreti un po' il ruolo di centrale difensivo, come li fa interpretare Gasperini nella sua Atalanta, perché spesso vai anche in sovrapposizione in fase offensiva. Sì, diciamo che è vero? No, giochiamo a tre, quindi quando c'è la possibilità e ci sono degli spazi da occupare, se sono un po' più offensivi, posso, mi piace andare. Posso fare una domanda? Ho detto bene, grazie. Posso fare grazie. Una domanda? Sì, subito. Assolutamente sì, do l'auricolare a Jacoponi. Sì, Jacoponi, vai, che vi ascolta. Jacoponi, che secondo me, intanto complimenti, secondo me è stata la tua migliore prestazione quando sei arrivato a Teramo, del resto hai anche pagato la lunga inattività, questo va detto, quindi diciamo che eri un po' arrugginito all'inizio, no, se vogliamo, però io me lo ricordo Jacoponi anche nell'Entella che affrontò il Pescara, giocava anche da terzino, per dire. La domanda però è questa, quanto è stato importante nella tua carriera un allenatore che è di Pescara e che si chiama Roberto D'Aversa, con cui hai vinto tanto a Parma? No, sì, a Pescara ci avevo già giocato, appunto, sì, se non mi sbaglio avevo fatto anche terzino sinistro. Sì. No, con mister D'Aversa abbiamo un bellissimo rapporto e per me è stato importante perché, come hai detto te, abbiamo vinto molto, abbiamo fatto, diciamo, la storia del Parma. Ultimamente chiaramente e poi più che altro mi ha dato la possibilità di interpretare il ruolo da centrale, che secondo me è molto adatto per le mie caratteristiche.